Guarda che depans. Ogni luce laggiù è un damerino e ogni damerino è una luce. Andiamo anche noi a far finta di divertirci. Andiamo anche noi a far finta di essere giovani. I giovani sono una cambiale pagata al conformismo. Siete indigenza e feccia e miserabile benessere. Voi studenti siete figli di papà e io vi odio come odio i vostri padri. È tutta una questione di prospettiva. L'uomo è composto per il 70% d'acqua e il restante 30% L'uomo è velleità. di cliché. Rilassati. La tua misantropia non serve a questa pace. Sono stanco del mio inutile pietismo. Sono stanco di tutte queste inanità, del mio bovarismo, della mia faccia anemica e del fumo di sigarette. Dei capelli che mettono radici sul cuscino, di queste zanzare che mi pizzicano anche d'inverno. Basta con queste avanguardie da boudoir. Sono stanco di tutte queste gnaserie. E di tutti questi francesismi. Tutto è indifferente, nulla vale la pena, il mondo non ha senso, il sapere. Quando non si creano le poche cose necessarie. E poi c'è qualcosa di così chiaro e giusto al mondo che abbia il diritto di vivere. Un film sbagliato per lui non è che un fatto economico, ma per lei, appunto, qui è arrivato, poteva essere la fine. Meglio lasciare andare giù tutto e far spargere sale come facevano gli antichi per purificare i campi di battaglia. Una comunicazione. È ridondanza. Le etiche esistono per riempire i nostri pomeriggi. C'è un'etica diversa per ogni linguaggio. Quella della comunicazione, Cristo, è un'esigenza fondamentale dell'uomo. Non un regista cinematografico. Sì. Siamo pronti per cominciare. Buongiorno, signore. E anche quella della noia. La sua partenza tutto sta diventando eretico assoluto. La noia. È il più sublime dei sentimenti. È il maggior segno di grandezza e di nobiltà che c'è nella natura umana. Tu ti diverti solo a citare gli annoiati. Il fatto è che dobbiamo giocare ad annoiarci. E trarre piacere da questo. La piena libertà ci sarà quando sarà indifferente. Annoiarsi o divertirsi. L'uomo ha paura della noia perché ama lo spasso. Ecco come lo intendo io. È così che ha ordinato la natura. È vile, sta tutto qui l'inganno. La vita è noia, la vita è paura e l'uomo è infelice. Ora tutto è noia e paura. Ora l'uomo ama la vita perché ama la noia e la paura.
E così hanno fatto. La vita si concede a prezzo di noia e di paura e sta qui tutto l'inganno. Ora l'uomo non è ancora quell'uomo. Vi sarà l'uomo nuovo, felice e superbo. A chi sarà indifferente a noiarsi e a dilettarsi, quello sarà l'uomo nuovo. Chi vincerà la noia e la paura, quello sarà Dio. Mentre l'altro Dio non vi sarà. Dunque, l'altro Dio c'è pure, secondo te? Non c'è. Ma c'è. Nel masso non c'è il dolore. Ma nella paura del masso c'è il dolore. Dio è il dolore della paura della noia. Chi vincerà il dolore e la paura, quello diverrà Dio. Allora vi sarà la vita nuova, l'uomo nuovo, tutto sarà nuovo. Allora la storia sarà divisa in due parti. Dal gorilla alla distruzione di Dio e dalla distruzione di Dio... Al gorilla? Alla trasformazione fisica dell'uomo e della terra. L'uomo sarà Dio e si trasformerà fisicamente ed anche il mondo si trasformerà e le azioni si trasformeranno e i pensieri e tutti i sentimenti. Se sarà indifferente tediarsi o dilettarsi, tutti si avviliranno, tutti si uccideranno. Ed ecco in che cosa forse consisterà la trasformazione. Questo è indifferente. Uccideranno l'inganno. Chiunque voglia la libertà essenziale deve avere il coraggio di annoiarsi. Chi ha il coraggio di annoiarsi ha conosciuto il segreto dell'inganno. Più in là non c'è libertà. Qui è tutto. E più in là non c'è nulla. Chi ha il coraggio di annoiarsi, quello è Dio. Ora ognuno può fare che non ci sia più Dio e che non ci sia più nulla. Ma nessuno l'ha ancora mai fatto. Vi sono stati milioni di depressi. Milioni di suicidi. Ma sempre non per questo. Sempre con la paura. E non per questo. Non per uccidere la paura. Chi si annoierà soltanto per uccidere la paura, quello diverrà subito Dio. Io sono terribilmente